ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Sono cominciate le grandi manovre in Abruzzo per la scelta dei candidati in Parlamento alle prossime elezioni politiche del 25 settembre, dopo che la pattuglia di eletti si è drasticamente ridotta da 21 a 13 posti utili tra Camera e Senato. La Lega proverà a scalfire la leadership di Fratelli d'Italia, che esprime, oltre alle legittime aspirazioni della guida nazionale con Giorgia Meloni, anche la presidenza della giunta in regione con Marco Marsilio, che ha già detto che rimarrà al suo posto, mentre nel centro-sinistra è il momento delle alleanze, con il PD che guarda verso possibili interazioni per contrastare un centrodestra che al momento appare in vantaggio. Si va a votare il 25 settembre, la Lega ha aspirazioni importanti a questa tornata. Che situazione abbiamo? Intanto siamo contenti e felici che finalmente il 25 settembre il popolo italiano possa esprimersi per dare un governo stabile e duraturo di 5 anni di prospettiva con idee chiare. Poi chiaramente in queste settimane lavoreremo di concerto con il nostro coordinatore regionale, che a sua volta lavorerà con i vertici nazionali del partito del presidente Salvini, per decidere quelle che saranno le possibilità di rappresentatività dell'Abruzzo insieme al Senato e alla Camera. E quindi siamo fiduciosi che il lavoro sarà un lavoro che terrà a conto dell'importanza della rappresentatività dell'Abruzzo in termini di Senato e di Camera. Chiaramente con la diminuzione dei numeri dei seggi dei parlamentari sarà molto più complicato ambire ad una candidatura, ma noi siamo certi che il partito abruzzese, nelle mani dell'onorevole Deramo e il nostro leader, riusciranno a fare le cose migliori per la rappresentanza abruzzese. Questa tornata elettorale sarà difficile perché sarà importante portare le persone al voto prima di tutto. Io faccio un appello, approfitto per dire a tutti che bisogna andare a votare perché votare è importante, perché se non si sceglie qualcuno sceglie per noi, ed è importante quindi andare a votare ma esprimere la preferenza. Diciamo che la legge elettorale in parte è stata cambiata perché hanno rivisto i collegi, in quanto il numero dei parlamentari è dimezzato. Questa operazione mi ha vista critica fin dall'inizio, perché il dimezzamento dei parlamentari significa anche dare la possibilità solo a pochi di rappresentare il popolo. In Abruzzo per il centro-sinistra cosa succederà? In Abruzzo per il centro-sinistra si faranno le liste, l'Abruzzo seguirà quello che sta succedendo a Roma, per cui probabilmente ci sarà una lista democratici e progressisti con il PD e Speranza. Ieri Bersani ha sollecitato ad aprire anche ai 5 Stelle, quindi diciamo che le manovre per costruire coalizioni forti sono oggi ancora in essere.